Fabrizio Tudisco, neo assessore alla provincia del comune di Piazza Armerina, meno di un mese fa è stato trombato alle provinciali, adesso è stato lui a trombare gli altri. Fabrizio, le tue prime sensazioni da assessore provinciale? Prima di tutto non parlare di trombature perché penso che sia arrivato il momento della distensione della proposizione. Basta con il periodo dell'odio, dei veleni, le campagne elettorali sono terminate, c'è solamente da lavorare non solo per la città di Piazza Armerina ma anche per tutto il territorio provinciale. Questa nomina che è stata fortemente voluta dall'onorevole Edoardo Leanza, voi sapete, almeno tu sai che con l'onorevole Leanza non c'è stata mai una condivisione di un percorso politico, però quando l'avversario mi riconosce il merito di essere stato sempre uomo di partito e di avere dimostrato anche un certo impegno e anche un determinato valore durante le mie esperienze amministrative al comune di Piazza Armerina, quindi mi riferisco sia con la passata amministrazione Sottosanti e anche con la recente di amministrazione comunale, ovviamente mi gratifica, mi rende felice e mi dà nuovi stimoli per portare avanti programmi di sviluppo adesso territoriali, quindi non solo per Piazza Armerina, ma per tutta la Come provincia. pensi di renderti utile a questa città, soprattutto come pensi di instaurare i rapporti con un'amministrazione che è diversa da quella del tuo colore politico? Ma innanzitutto oggi ho ricevuto le congratulazioni di Carmelo Nigrelli, le congratulazioni di Tanino Guccio. Noi abbiamo avuto e abbiamo un grande rapporto di amicizia, quindi penso che l'amicizia non possa mai essere distrutta o compromessa da militanze politiche diverse. Io sono un amministratore provinciale e quindi sono a disposizione anche dell'amministrazione comunale di Piazza Armerina. Come leggi, la tua nomina? Probabilmente dal punto di vista politico era più naturale indicare come assessore l'ex sindaco Maurizio Prestifilippo, anche lui uomo del PDL, peraltro candidato a sindaco 20 giorni fa a Piazza Armerina. Beh, io ti posso dire come è scaturita la mia nomina, ma già penso di averla sufficientemente chiarita. In politica ti devo dire che raramente vengono riconosciuti ruoli, capacità e meriti. In questo caso, con mia grande soddisfazione, ti devo dire che mi è stato riconosciuto il merito di aver lavorato sempre all'interno del partito e all'interno dell'amministrazione con determinati risultati. In questo modo tu diventi a tutti gli effetti il leader del PDL a Piazza Armerina. Come pensi di continuare la tua avventura con Maurizio Prestifilippo? Ma guarda, io non ho alcuna pretesa di diventare o di dimostrare di essere leader. E io ho tanta voglia di lavorare per il territorio e certamente questa mia nomina rilancia tutto il PDL che ha bisogno di unità, ha bisogno di progetti, di programmi, perché fino a questo momento, almeno fino a ieri, ci sono state sempre profonde divisioni. Quindi chi ha voglia di lavorare, di impegnarsi nel partito per costruire progetti nuovi e programmi nuovi, certamente le porte sono aperte. Chi ha voglia ancora di seminare odio, zizzani e veleni, penso che potrà trovare casa da qualche altra parte. Insieme a te a rappresentare la città dei mosaici ci sarà anche Luisa Lantieri, che peraltro sarà nominata vicepresidente della provincia, quindi questo è un risultato molto importante per la città di Piazza Armerina. Però non ci sarà Giuseppe Mattia nell'MPA, qualcuno lo dava, diciamo, anche lui un papabile assessore. Al posto suo c'è qualche altro dell'MPA della zona sud. Come in qualche maniera giudichi, non dico l'esclusione perché non. Ma il mancato coinvolgimento di Mattia all'interno della giunta provinciale. Questa è la prima volta che avviene un fatto straordinario. Due piazzesi sono nominati contemporaneamente assessori nella giunta provinciale. Sai bene che anche nella recente competizione elettorale si è sempre parlato e straparlato degli ennesi come dei tiranni, come i nemici di sempre che hanno penalizzato Piazza Armerina. Può darsi che questo sia accaduto nel passato. Può darsi che non sia stata data la giusta attenzione alla nostra città, ma oggi penso che
si sia voltato pagina. Il presidente Monaco ha nominato due assessori di Piazza Armerina. Devo anche precisare che l'assessore provinciale, pur provenendo da una determinata città, da un determinato luogo, deve sviluppare progetti per il territorio provinciale. Quindi da parte mia ci sarà l'impegno massimo non solo per Piazza Armerina, ma anche per tutta la provincia. Poi non so quale delega mi sarà data, molti sperano o pensano che possa essermi data la delega al turismo. Francamente, mi piacerebbe molto. Devo anche dire che a livello provinciale non è mai stata data una delega al turismo perché sono esistite le APT, le aziende provinciali per l'incremento turistico, che in questo momento di fatto sono soppresse e in via di altra destinazione, almeno per quanto riguarda il personale. Ritengo che in questo settore si possa fare molto, soprattutto in questo momento con i lavori in corso d'opera alla Villa Romana del Casale e poi con il rientro della Venere di Morgantina, ma poi il territorio di Enna della provincia ha tante bellezze da scoprire e da valorizzare, quindi ritengo che si possa fare un grande lavoro. Non hai detto nulla su Giuseppe Mattia. Ma non è che non ho detto nulla, ho preferito dare una risposta più rispondente. Diciamo alle mie caratteristiche amministrative. Per quanto riguarda, dico, le scelte che sono state operate dagli altri partiti, non posso entrare nel merito. Devo dire che fino a ieri sera l'MPA ha avuto una lunga e travagliata riunione e poi alla fine ha dato i nominativi. Ritengo che in un contesto provinciale tutti gli uomini che hanno dato un contributo in questa campagna elettorale gli debba essere riconosciuto un ruolo e un valore. Ritengo che nessuno debba essere buttato via. Probabilmente sei uno tra gli amministratori più longevi della storia piazzese per 9 anni, forse 10 anni. Hai Ma fatto. sì, ho fatto l'assessore al turismo dal 90, fine 93 all'aprile del 99, 5 anni e 4 mesi, e poi ultimamente per quasi 4 anni, 3 anni e 9 mesi circa. Quindi se vai a sommare i due periodi sono 9 anni e passa. Ma che cosa hai fatto in questi 9 anni? Ma non lo devo dire io, penso che lo debbano riconoscere gli altri. No, vabbè, questa è una domanda provocatoria, siccome arrivano nel blog, ma che cosa hai fatto? Cosa hai Ma fatto? senti, il tuo blog è un immenso contenitore dove si dice di tutto e di più, quindi è bello perché ci sono anche risposte spesso stravaganti, quindi va bene così, è il bello della democrazia. No, Il nuovo assessore al turismo, no, no, sport, no, vabbè, ti lo prego, diciamo noi ma no, per. non Non lo lo. dire perché non è vero, le deleghe, guarda, noi siamo stati convocati martedì alle 16 dal presidente Monaco. Quindi ci sarà la distribuzione delle deleghe, gli assessori sono 8, devo dire una bella giunta, c'è anche una qualificata presenza femminile, sono felicissimo di lavorare con Luisa Landieri che ha avuto anche questo grande e prestigioso riconoscimento con la vicepresidenza dell'amministrazione provinciale, c'è anche Barbara La Furia, Ilaria De Simone che si è Sì, ma data questi tanto da De fare. Simone tanto da fare, però ne sparavano contro il sistema politico prima delle elezioni, ora Vabbè, appena c'è un sono. posticino subito si seguono, Ma cioè hanno sparato a zero contro si è Lato, battuta contro. molto per l'assutente. Sì, vabbè, Ma non solo però. lei, anche altri. Sì, ma Dico, non te contro il lo sistema, contro la destra dimenticare. e la sinistra, poi si vanno a sedere, insomma, qualificate fino a un certo punto. Vediamo cosa sapranno fare, non mi Vabbè, riferisco comunque, soprattutto alla diamo un destra. po' di tempo a questa nuova amministrazione. Peraltro, Va bene. ci siamo sempre lamentati che il centro-sinistra non ha mai saputo amministrare, e magari ha lottizzato sempre il potere. Vediamo Vediamo come cosa lo saprà fare lottizza, il vediamo come lo centro-destra. sapete Ma lottizzare. sono molto ottimista. Va bene, in bocca al lupo e Grazie. congratulazioni. Grazie.